Se primarie non è che portano così bene, forse Salvini è così fissato con le primarie. Io volevo dire una cosa, prima diceva solamente il PD alle primarie, noi abbiamo i congressi e nei nostri congressi, perché abbiamo un tipo di tesseramento diverso, possono votare le persone che sono tesserate da un tot di tempo e che fanno comunque attivismo politico per la Lega, per cui da noi questa cosa del comprare le tessere non alle può accadere per può questo motivo. Alle primarie del PD può votare anche lei. Sì, diventa solamente no, un po' problematico perché ogni tanto... Deve dichiarare di essere un'elettrice del PD, la vedo un po' difficile però... Sì. No, soprattutto forse mi beccano subito a Bologna, ma quello che preoccupa realmente, tornando seri, è il fatto che noi abbiamo uno Stato sotto sequestro del PD e di tutte le beghe interne del PD, beghe che passano da una parte del partito che si è spaventato sicuramente per la questione Brexit, per Trump e cerca di tenere una linea... tra virgolette, più di destra, almeno a parole, più che nei fatti, questo lo vedo anche a Bologna, in una città comunque dove sta prendendo una parte della sinistra, delle posizioni a parole che sicuramente fino a poco tempo fa erano inimmaginabili, e una parte invece che pensa di recuperare voti spostandosi a sinistra. Noi siamo davanti a dei cittadini che non è che gli si può dare la colpa perché hanno votato a dicembre, no, e allora è colpa loro, siamo in questa situazione, dopo 3 mesi stiamo ancora a discutere, la legge elettorale va fatta perché così non si può andare a voto, sono passati 3 mesi, abbiamo ancora le persone che pensiamo panne, agli esodati, insomma, all'ottava salvaguardia, pensiamo che i 15 torneranno a manifestare a Roma contro la Bolkestein, tutti gli ambulanti e tutti quelli che hanno i lidi balneari, stamattina mi hanno chiamato ad esempio, cioè, dice lei, da mare, non ci scioglie nessun nodo, tutto rimane immutato, intanto la politica fa sì, cose solamente strane. Che la gente è giustamente stufa di quello che sta succedendo perché vuole delle risposte concrete, perché ci sono persone che rischiano di perdere i posti di lavoro, persone che sono rimaste fuori dal welfare e non sono entrate nel sistema pensionistico. Queste persone allora vogliono una risposta e, come abbiamo detto l'altra volta, gli animi si scalderanno sempre di più se devono vedere questi teatrini che ovviamente poi con tessere comprate o no peggiorano ancora di allora, più la situazione. In tutto questo...